tutto il profumo del mare in un piatto iconico della cucina italiana. Flavia Diamante ci inizia alla sua ricetta degli spaghetti alle vongole. Pochissimi gli ingredienti di corredo, ed ovviamente loro, le vongole veraci. Guardate che belle. Queste qui in particolare sono giganti. Le abbiamo sciacquate velocemente. Sono 1 chilo di vongole veraci, per la precisione Filippinarum, le più comuni veraci che troviamo oggigiorno nei mercati italiani. Sembrano tutte in buona salute, scartiamo quelle poche che sono rotte o sono aperte. Come queste qui, questa è aperta, vongola morta. Parlando di vongole, è ora di cuocerle. Prepariamoci gli odori, prezzemolo con tutti i gambi. Lo tagliamo in maniera grossolana e 2 spicchi d'aglio. Li schiacciamo e li sbucciamo. Olio. Bene, l'olio è caldo dentro l'aglio. Prezzemolo. Vongole. E vai. 1/2 bicchiere di vermentino. Oh wow! Questo vermentino è potente. Ben 14 gradi e si vede. Bene, noi chiudiamo e loro si aprono. 1 minuto. Fiamma medio-alta. Non rovinatele cuocendole troppo, o trasformerete una delizia in una chewing gum. Voilà! Vedete, sono quasi tutte aperte. Benissimo. Possiamo procedere, vediamo se l'acqua per la pasta bolle. Ancora no, ma quasi ci siamo. E allora separiamo i nostri bivalvi dai loro gusci. Iniziamo filtrando tutto il brodo. La maglia più fina che avete, così che sabbia e pezzettini di conchiglia rotti non finiscano nei piatti dei nostri commensali. Ora teniamoci da parte alcune vongole per la decorazione. Guardate quanto sono grandi. Sembrano delle mini ostriche. Magia dell'Adriatico. Separiamo le vongole dalle conchiglie. Quelle che sono rimaste chiuse invece le togliamo. Non ci fidiamo. Setacciamo il resto del brodo gustoso. E che profumo! Ci siamo, vongole separate. Un po' di brodo sopra per non farle seccare. E se ne staranno lì buonine a crogiolarsi nel loro brodo mentre noi procediamo. Ed è il momento di far tuffare gli spaghetti nel loro mare bollente. Sale, poco, meno del solito, per ovvi motivi. Mentre la pasta cuoce facciamo un piccolo soffrittino. Aglio, prezzemolo, olio caldo, dentro aglio e peperoncino. Una manciata di prezzemolo. E vai con lo sfrigolio. Che musica! Ed arriva la pasta. Che si è fatta 3/4 di cottura in pentola ed ora finisce qui. 2 mestoli di acqua di cottura, il brodo delle vongole e la risottiamo per crearci un'emulsione cremosa che coprirà tutti i nostri spaghetti.
stessa tecnica che vi abbiamo mostrato nel nostro video su come cucinare gli spaghetti aglio e olio cremosissimi. Se non l'avete visto, fatelo e provate a casa. È tutta una questione di tecnica. Vedete che bella emulsione? Dentro vanno le nostre vongole. Due salti e va sul piatto. Impiattiamo e godiamoci questo piatto semplice, veloce e che racchiude tutto il profumo del mare. In estate, in inverno, gli spaghetti alle vongole non possono mai mancare. Icona classica della dieta mediterranea, della cucina italiana e del mangiare bene. E non dimenticate di mettere un bel mi piace per Flavia, la quale si accinge a mangiare questi spaghetti per voi. Ed iscrivetevi a Piatto, il canale che vi farà sempre venire fame e vi insegna come saziarla nel migliore dei modi.